Namaste, 23 novembre 2022, siamo all'interno di TTL Premium, il canale privato di The Trading Online dedicato al betting e al betting exchange. Break for World Cup. Quanti risultati strani stiamo vedendo, quanti 0 a 0 stiamo vedendo e quanti risultati strani stiamo vedendo in questa prima fase del mondiale. È normale che la prima fase sia una fase dove ci siano tanti interessi economici, dove le squadre possono anche incappare in qualche passo falso, come abbiamo visto l'altro giorno con l'Argentina, abbiamo visto la Germania perdere, abbiamo visto una Francia andare sotto con il punteggio contro l'Australia, abbiamo visto diversi 0-0, abbiamo visto dei risultati strani e quindi per non operare sull'ignoto, è meglio operare su quello che sappiamo fare. E quindi Break for World Cup nasce con questo intento: dal 14 novembre, da 9 giorni, tutti coloro i quali sono all'interno di TTL Premium possono, in maniera semplice, e lo può fare chiunque, basta che ha 6 anni, anche un pupo di 6 anni lo può fare, vede il segnale e poi lo ricopia su Bet365, su StanleyBet, su Snai, su GoldBet, su UnixBet, su 888, dove volete voi, o anche su un'agenzia su strada. Insomma, non ci sono scusanti, possono essere copiati in maniera molto semplice, molto banale, non bisogna fare assolutamente null'altro. Per copiare non bisogna inventarsi nulla, bisogna semplicemente copiare. Nel copiare i risultati dicono che dopo 12 bettate di Break for World Cup, il ritorno netto sul capitale a disposizione con rischio dell'1% per ogni bettata è dell'8,76%, il che significa che il ritorno in circa 8-9 giorni è di 87,60 € in un conto di 1.000 euro, semplicemente copiando, con un rischio che è praticamente paritario rispetto al rendimento. A volte il rischio è un attimino superiore, a volte il rischio è un po' inferiore, dipende dai casi, dipende dalle circostanze, ma comunque più o meno siamo ad un livello medio paritario. E quindi questo in risposta anche magari a coloro i quali privatamente mi chiedono: sì, va bene, i risultati sono buoni, però il rischio è 5 volte, 7 volte rispetto al rendimento medio, il rischio medio è 5, 7, 10 volte più alto rispetto al rendimento medio. Assolutamente no, più o meno siamo sulla stessa misura, il rischio è paritario rispetto al rendimento, e questo significa che un'operazione perdente la si recupera mediamente parlando con un'operazione vincente, come del resto è successo dalla grafica che stiamo vedendo. L'operazione 2 perdente è stata recuperata appieno con l'operazione 3, e l'operazione 12 sarà recuperata appieno con un'operazione vincente. Quindi il tutto è molto semplice, molto facile, bisogna semplicemente essere all'interno di TTL Premium. È un canale dove vengono dati segnali, dove vengono date informazioni, dove c'è la didattica, dove c'è l'assistenza, dove siete in pieno contatto col sottoscritto, e quindi mi potete scrivere in qualunque momento. E dove di recente, tra le altre cose, è stata data una strategia che sta avendo dei risultati veramente molto positivi, come tante altre strategie che ho dato nel corso del tempo. Chi le ha applicate, chi le sta applicando, sta avendo dei buoni risultati. Poi non posso, non riesco a far vedere i corner, la scalo over, ogni underdog che do con la golden goal, non riesco a far vedere tutto, ma le persone che hanno acquistato determinati servizi e hanno avuto la continuità nel applicare quelle strategie, stanno avendo dei buoni risultati, le hanno fatte proprie e stanno avendo dei buoni risultati. Andiamo adesso a vedere quello che ha fatto un ragazzo che sta seguendo l'halftime dal momento in cui l'ha presa, e quindi tutti i risultati segnati giorno per giorno su tutto quello che è andato a fare, automatizzando l'Alpha TT Time, così come l'ho denominata, e quindi semplicemente va a studiare giorno per giorno le partite da prendere in considerazione, quindi pochi minuti al giorno,
per poi mettere in macchina, automatizzare tutte quelle partite ad una quota predefinita. Andiamo quindi a vedere il file di riferimento su tutto quello che ha fatto questo ragazzo nel momento in cui ha preso l'RTT Time. Abbiamo visto quanto è semplice seguire i segnali all'interno di TTL Premium. Gli arriva il segnalino nel proprio canale Telegram, nel proprio telefono, nel proprio iPhone, dove volete voi, o anche sul proprio PC, arriva il segnale che poi deve essere copiato su Unixbet, su 888, su Bet365, su Goldbet, su Stanleybet, su Snai, su una qualunque agenzia su strada, dove volete voi, ma non deve essere fatto altro. Quindi Break 4 World Cup va in questa direzione. Ho un lavoro, ho un'attività, non voglio star dietro a troppe cose, mi arriva il segnale, copio il segnale e poco per volta il mio conto sale, cresce, diventa sempre più obeso, sempre più ciccione. Se invece voglio un attimino fare una cosa differente e quindi voglio apprendere una strategia, voglio apprendere una tecnica, farla mia e poi metterla in pratica, un po' di tempo fa avevo parlato di RTT Time. RTT Time è una strategia basata sui primi tempi ed è una strategia che può essere totalmente automatizzata, oltre ad essere fatta live. Se viene fatta live, solitamente i risultati sono migliori perché riusciamo ad avere qualche tick di guadagno in più, mediamente parlando, per ogni match, per ogni partita che andiamo a guadagnare, mentre la perdita è sempre quella, ma i match dove andiamo a guadagnare solitamente hanno sempre 4-6 tick medi di profitto in più. Questo è quello che poi mi dicono i tanti ragazzi che stanno attuando l'RTT Time, ma può anche essere totalmente automatizzata. Diciamo che le varianti sono diverse. Questo allievo, ad esempio, l'ha fatta propria la strategia, ha sempre un rendimento paritario o superiore rispetto al rischio, non entra a 2,36 per ogni match, per ogni partita, ma comunque a 2,08, 2,10, 2,12, 2,20, più o meno la quota è quella, a volte più alta, a volte più bassa, e i risultati dal 5 ottobre sono quelli che vediamo in grafica. Si è annotato tutto, ogni match, ci sono state anche tante varianze negative e quindi l'accettazione della perdita. Noi siamo dei professionisti in questo mondo, non siamo dei dilettanti, non siamo dei giocatori, non siamo dei gambler, siamo dei professionisti. E quindi quando siamo dei professionisti la perdita è un passaggio fondamentale, l'accettazione della perdita. Non dobbiamo accusare la perdita, la perdita fa parte del nostro piano di trading ed è fondamentale capirla, accettarla, eventualmente anche arrivare poi a migliorare quella strategia, a migliorare quel piano di trading, se è migliorabile, assolutamente sì, ma bisogna accettare anche le varianze negative. Vediamo ad esempio questo periodo, questa giornata, questo weekend di fine ottobre, non è stato il weekend più bello del mondo, ci sono state tante perdite che sono state accettate. E poi via via tutti i risultati che vediamo in grafica. Andiamo a vedere il novero complessivo dei match tradati, eccolo qui, 170, perse 77, quindi non perse 7, non perse 12, 15, 20, perse 77, il che significa che la perdita fa parte di questo piano di trading. Non bisogna aver paura delle perdite, non bisogna essere intimoriti dalle perdite, bisogna saperle accettare. Come detto, 170, 77 perdite, 93 i guadagni, i match vinti, 43,9 euro portati a casa, quindi 43,90 euro portati a casa, il 43,9%, rischiando 1 euro per ogni match. E direi che il risultato non è assolutamente un risultato brutto, tutt'altro.
Tutto questo ovviamente è possibile farlo nel momento in cui si apprende una strategia fatta bene, una strategia robusta e una strategia che porta a questi risultati. Anche con tanti periodi particolari, con delle varianze negative. E quindi questo è quello che sta succedendo per quel che concerne l'ALF TT Time, strategia che ho fatto vedere di recente in un conto Betfair di un ragazzo che aveva fatto dei risultati veramente molto eclatanti, automatizzando tutte quelle partite a quota 2.36, perché l'ALF TT Time è una strategia che può essere fatta live, ma soprattutto per le tante persone che magari non hanno tempo, non hanno la possibilità di rimanere davanti allo schermo nel weekend o durante le serate in settimana, automatizzano tutto e i risultati sono quelli che abbiamo visto poi.